Questa è parte di una serie di interviste che sto realizzando con persone che hanno fatto da mediatori culturali per la ricezione di Virginia Woolf in Italia per il progetto di ricerca Virginia Woolf and Italian Readers, finanziato dall'Unione Europea con una borsa Marie Curie nell'ambito dei progetti di ricerca e innovazione Horizon 2020. Oggi sono con Giovanna Granato, che è affermata traduttrice, ha tradotto soprattutto dalla lingua inglese e cito giusto i nomi più noti, solo i nomi più noti, Martin Amis, Geoff Dyer, Tim Parks, ma anche David Foster Wallace e anche irlandesi come Edna O'Brien, giusto proprio per fare solo i nomi più noti. Ha lavorato con i maggiori editori italiani, Einaudi in primis, ma anche Mondadori, Adelphi e ora Bompiani, per il quale sta traducendo i 5 volumi dei diari di Virginia Woolf, che sono poi il motivo per cui la sto intervistando oggi. Giovanna Granato, tu sei abituata a, come ho appunto appena detto, tradurre opere imponenti, cioè dalla mole importante, no? Penso anche solo a David Foster Wallace. Però come hai reagito quando ti è stato proposto di tradurre questi 5 volumi del diario di Virginia Woolf? Perché da quello che poi ho potuto vedere sei più abituata a tradurre fiction, diciamo, no? Romanzi, e la scrittura diaristica è un po' diversa, non del tutto, però insomma è un po' diversa, quindi potrebbe rappresentare anche una sfida in qualche modo. Certo, è una sfida sicuramente, e tutto sommato non è poi una cosa così diversa da tutto quello che ho fatto finora. Diciamo la mia prima reazione quando me l'hanno proposta è stato un po' il timore di imbarcarmi in una cosa che richiedeva un tempo così lungo, perché un romanzo non comincia e finisce, invece qui sono 5 volumi e richiederanno un periodo notevole di lavoro, quindi era la cosa che più mi spaventava all'inizio, appunto, era un investimento di tempo così lungo. Però tutto sommato, insomma, è vero che io finora ho tradotto soprattutto narrativa contemporanea, però Virginia Woolf è uno di quei nomi che fanno parte della mia formazione, e diciamo che mi accompagna un pochino da sempre, perché poi in parallelo con la mia vita di traduttrice c'è una vita di lettrice, dove appunto seguo percorsi che molto spesso divergono enormemente dai libri che frequento per lavoro. E quindi lei, insomma, è una è un pochino una fonte, no? Ha fatto parte di quegli autori che io ho letto quando si comincia a leggere, quando uno si innamora della letteratura, e quindi quando sei adolescente, no? Poi ci ripensi e dici: oddio, leggevo Dostoevsky, leggevo Faulkner, leggevo Virginia Woolf, no? Leggevo queste cose qua. Quindi è un po' un sottofondo per me, è una cosa che mi ha sempre accompagnato. Tu nominavi David Foster Wallace, se vuoi ci sono, con le debite differenze, però ci sono delle attinenze anche tra Virginia Woolf e David Foster Wallace, non solo il fatto che siano morti tutti e due suicidi, che abbiano sofferto di malattie mentali e che, non so, abbiano avuto una vita un po' travagliata così, ma soprattutto il fatto che anche Wallace era estremamente innamorato della letteratura, era estremamente innamorato delle parole, sperimentava, faceva degli esperimenti con la lingua come amava fare lei. Nominavi Edna O'Brien, che sulla sua scrivania ha la fotografia di Virginia Woolf e che ha scritto una pièce su di lei, no? Quindi, cioè, se vuoi, poi tutto, certo, questo mondo si ricompone e va a confluire in una cosa che, non so, forse è il coronamento di tutto quello che ho fatto finora. Prima di questo libro, prima che Bompiani mi proponesse questa cosa, avevo tradotto per esempio tutti i racconti di Catherine Ann Porter, e probabilmente lì, cioè quando poi Beatrice Masini mi ha detto: sono contenta che tu faccia questa cosa perché mi piace la tua mano, probabilmente la mano l'ha sentita lì, insomma. E niente, insomma, siamo qua. Io da un anno e passa sono imbarcata in questa avventura, ne avrò ancora per un po'. Per quanto ne avrai, pensi? Abbiamo deciso, allora, un po' per il tipo di difficoltà che presenta questa traduzione, cioè no, non è una traduzione per la quale tu puoi ipotizzare un tempo, quindi abbiamo deciso di dare una scansione annuale a ogni volume, quindi io di anno in anno consegno un volume per volta e quindi ne avrò per altri 3 anni e mezzo. Ecco. Sì.
se tutto certo, va bene. Perché il primo so che è già stato consegnato. Il primo è già stato consegnato, ora lavoreremo alla revisione e poi appunto io nel frattempo sono a 2/3 del secondo, la mia scadenza è giugno, poi ovviamente sono 2 scadenze molto larghe, non è la novità che deve uscire domani e quindi così lavoriamo, andiamo avanti in questa avventura. Mi hai già un po' risposto, cioè diciamo che hai iniziato a rispondere alla seconda domanda che ti avrei fatto, ovvero all'aspetto culturale di conoscenza dell'autore, no? Tu dai giustamente molta importanza alla conoscenza dell'autore quando si traduce, ma anche proprio all'aspetto di cultura generale per un traduttore, soprattutto per un traduttore letterario. E mi è piaciuta la tua affermazione che ho sentito fare in un'altra intervista che ho guardato, che il traduttore non è uno specchio ma un tramite e per esserlo deve costruirsi un bagaglio culturale. E tu mi hai appena detto che Woolf fa parte di questo tuo bagaglio culturale e quindi volevo sapere quanto di questo bagaglio tu stai utilizzando. In parte me lo hai già detto per questo fil rouge, no? Questo sistema dove tu se tieni in qualche modo, perché ci sono richiami continui, ma quanto invece già avevi letto di suo, cioè non so quanti romanzi avevi già letto e quanto invece stai studiando adesso? Guarda, diciamo che tutto quello che avevo letto fino a questo momento, fino al momento in cui ho cominciato a tradurre il diario, mi è servito fino a un certo punto. Ora sto facendo un lavoro di tipo completamente diverso, cioè non so come spiegarti, un diario è autoreferenziale per definizione, ok? Quindi lei parla, soprattutto all'inizio, parla con se stessa, manca proprio tutto, per chi legge, per chi entra in questo spazio, manca tutto il contesto che c'è intorno. Quando tu traduci un libro, quando tu traduci un romanzo, anche una lettera, non so, io sto leggendo le sue lettere in parallelo alla traduzione di questo diario, sono cose che lei scrive per gli altri, ok? Quindi diciamo che è come se ci fosse tra te, cioè tra il lettore e lo scrittore, c'è uno spazio che è la scrittura e tu entri in quello spazio lì e lavori su quello spazio lì. Qui manca il lettore, no? Quindi lo spazio è tra l'autore e la scrittura e quindi uno spazio che si restringe in un certo senso, no? uno spazio molto comodo, scomodo, dico comodo perché poi in un certo senso è anche comodo perché ti dà la possibilità di entrare in uno spazio privilegiato, diciamo, comodo certo. In questo senso. E quindi tutti quei riferimenti che mancano, cioè quando lei parla delle scarpe che si è comprata, del locale dove è andato, del fatto che le è successo quel giorno, tu non vedi, cioè non hai gli elementi, non sei lei, non so come dirti. Allora, l'unico modo, a 100 anni quasi esatti di distanza, per ricreare quel mondo, quello che sto cercando di fare io, è leggere tutto quello che riguarda lei, tutto quello che ha scritto lei, tutto quello che è stato scritto su di lei, tutto quello che riguarda il periodo in cui lei ha vissuto. E quindi mi sto praticamente ricostruendo un pochino questo mondo a partire, guarda, li ho messi qua, te li faccio vedere, i miei strumenti, questa è la mia Bibbia, la biografia certo. Di Quentin Bell. Le lettere per me sono fondamentali perché lei molto spesso le leggo in parallelo alle pagine del diario, perché lei molto spesso scrive raccontando episodi che compaiono nel diario, però scrive queste lettere offrendole a qualcuno, quindi certo. Spiegandosi meglio, ok? Sto leggendo le cose che lei ha scritto in parallelo con il diario. Quindi The Voyage Out, per esempio, era un libro che io non avevo letto a suo tempo perché è dei suoi minori e tutto sommato così resta anche a posteriori. Finora appunto lei ha scritto The Voyage Out, io l'ho letto mentre lei lo scriveva, diciamo così. Così Night and Day e così Jacob's Room.
adesso lei ha appena pubblicato Jacob's Room e sta cominciando a scrivere Mrs. Dalloway. E io così sto facendo, ok? Ho appena finito di scrivere Jacob's Room e sto cominciando a leggere Mrs. Dalloway. Sto leggendo i suoi saggi, sto leggendo le cose appunto che scrivevano i suoi amici, sto cercando pezzo per pezzo di costruirmi questo mondo intorno. Ed è, ti dirò, l'unico modo per poter, dopodiché, più vai avanti, meglio la conosci, no? Cominci a vedere anche tu delle cose, così. E quindi appunto ti dico, tutto quello che io sapevo di lei era talmente poco rispetto al lavoro che sto facendo che non posso non aggiungere di giorno in giorno. Cioè, le mie giornate sono così. Io fino a un certo punto traduco, poi mi si fonde il cervello, perché non è una traduzione normale, è una traduzione che richiede un impegno particolare, e poi a un certo punto smetto e comincio a leggere appunto queste cose. Sono proprio immersa, sono a bagno in questo mondo. Immagino, però che bella avventura anche. Meravigliosa. Cioè, devo dire, sì, quasi, cioè, non voglio esagerare con le parole, però è un privilegio poterla accompagnare, certo. Perché veramente forse nessuno si è mai, cioè, tranne chi ha curato poi i diari inizialmente, che però erano anche, non so, hanno Olivier Bell, era comunque parte, certo. Della, quindi no, del giro della famiglia, non ha dovuto fare questo, forse questo stesso percorso, quindi molto interessante. Anzi, ti dirò di più, finito di leggere Jacob's Room, che ho trovato un libro molto bello, molto particolare, anche un pochino sottovalutato forse, o comunque conosciuto un po' meno, forse anche a ragione, perché ha così, un libro molto sperimentale e quindi ha magari anche dei lati un pochettino ostici. Ne parlavo appunto con Beatrice Masini di Bonpiani dicendole perché non lo traduciamo, perché non lo facciamo, visto che ci sono due vecchie traduzioni, una del 94 e una del 50, addirittura per ripresa da Mondadori nell'80. E quindi c'è l'eventualità, se riesco a sopravvivere a questa cosa, c'è l'eventualità che io mi metta a lavorare anche a Jacob's Room. Allora, questo diventerebbe poi un doppio privilegio, no? Nel senso che le cose che lei ha scritto io le leggo, ma rimango lettrice. Allora, se traducendo il diario riesco anche a trovare il tempo per tradurre una cosa sua, anche la scrittura, cioè quella che poi diventa scrittura, quello che poi diventa romanzo, finisce che poi tocco anche quella, no? Cioè come certo. Se ci fossero due specchi, io sto in mezzo, e non sono più lettrice di quella cosa lì, ma sono poi traduttrice anche del romanzo. Allora potrebbe diventare un'avventura ancora più singolare, ancora più interessante. Certo. Però sai, vero, che l'ha appena ritradotto Nadia Fusini e uscirà nel 22. No, per non lo Feltrinelli. Sapevo. No, allora questo qui taglia la testa al toro. In carità, anche, cioè, tanti libri sono stati tradotti e ritradotti, sono sempre voci diverse, però certo, poi Nadia molto presente. Meravigliose, quindi avevo controllato, avevo visto che c'erano delle... Effettivamente così, non viene ritradotto da tantissimi anni, cioè c'era la prima famosa traduzione di Anna Banti. Quella di Anna Banti poi, del 50, sì. Sì, e poi di fatto, sì. E poi ce n'era una di Marsilio, aspetta, di sì. Mariella Billi del 94. Sì, di Mariella Billi del 94, però uscita poi da Marsilio. A questo proposito, proprio visto che mi stai parlando di tutto il lavoro a corredo, diciamo, della traduzione, no? Con Mario Fortunato, che sarà il curatore dei diari e quello che poi curerà le introduzioni, eccetera, si diceva che i diari avranno anche un apparato di note. E mi chiedevo se stai già lavorando tu a parte di queste note, o se invece è un lavoro che... Sì, no, questo è un tasto un po' dolente. Cioè, dolente nel senso che è difficile prendere un po' le misure. Si diceva all'inizio... Bonpiani non ha comprato la cura dell'edizione inglese, perché noi vorremmo che fosse un libro di lettura piacevole, cioè che non fosse un libro per studiosi, ma che fosse un libro per lettori. Allora, l'apparato di note ovviamente appesantisce e fa diventare un libro così, lo fa diventare un libro per studiosi. Quindi
L'idea è quella di mettere, io le sto mettendo queste note e sto cercando di capire, anche confrontandomi appunto con Mario Fortunato, e poi ne parlerò con Beatrice Masini, che in questo momento sta leggendo il primo volume. Dobbiamo cercare di capire quante metterne, come metterle, e con l'intenzione di ridurle al minimo, però. Quindi probabilmente faremo un regesto alla fine dove metteremo i riferimenti principali, no? Perché appunto si sappia chi è il tale personaggio, a chi appartiene la tale abbreviazione, no? Chi sta a indicare, eccetera, eccetera. Dopodiché cercheremo di... le sto mettendo io le note, poi decideremo quali tenere, quali togliere e quali aggiungere. Però insomma è un terreno ancora un po' scivoloso, ecco, non abbiamo ancora capito bene come fare, ci stiamo lavorando. Però mi sembra sensato farlo man mano che si scoprono le cose, che si rintracciano tutti i fili, no? Cioè, visto che stai facendo questo lavoro nella traduzione, mi sembra anche sensato farlo. Quindi l'apparato di note che è esistente per me è fondamentale, perché mi aiuta moltissimo, però ecco, non vorremmo riproporre una cosa così, così seria, insomma, così ponderosa. Beh, anche perché in effetti gli studiosi o le studiose che poi hanno bisogno di lavorare su quel testo in quel modo utilizzano la lingua originale solitamente, certo. Quindi la traduzione italiana serve invece proprio per renderlo accessibile al pubblico davvero, certo, dei lettori e di lettrici. Però siccome è bellissimo come libro, cioè lo leggi, ci sono dei momenti in cui veramente ti appassiona come un romanzo, sì. Allora insomma tutto questo continuo, no, dover fare avanti e indietro con le note, c'è il rischio che poi stanchi, sì. Senti, a proposito di questa bellezza, rispetto al diario di una scrittrice che immagino tu conosca tra le tue letture fatte, allora dal diario di una scrittrice emerge un profilo di Woolf che io trovo un po', diciamo, fuorviante, nel senso che ovviamente sono estratti del diario e fra l'altro Leonard, che lo ha curato, dice chiaramente in apertura: già un diario non rende la vita di una persona, figuriamoci gli estratti di un diario. Certo. Lui poi ha fatto la scelta, anche giustamente, di parlare solo delle pagine che riguardano la scrittura e ovviamente anche di tagliare quelle più divertenti, perché contenevano troppi pettegolezzi e riferimenti ai vari personaggi ancora in vita, per cui non era raccomandabile pubblicare tutto. Però il risultato che ne otteniamo è quello di un genio estremo con punte di depressione incredibile, molto ravvicinate, perché ovviamente c'è questa compressione e ogni tanto ci si dimentica che sono estratti e si interpretano, cioè almeno io quello che vedo avendo parecchi contatti con lettrici e lettori di Woolf è che spesso si interpreta quest'opera come il diario di Virginia Woolf, no? E non come una piccola raccolta di quello che è il suo diario. E tu che stai così lavorando a fondo sul suo diario completo e che quindi conoscerai anche il diario di una scrittrice, quanto emerge, quanto diversamente emerge da questi 5 volumi la figura di Woolf e quanto secondo te può essere utile proprio a livello di diffusione di una diversa idea della scrittrice? È come se... Allora, intanto è falsata anche l'idea, la logica secondo la quale lei scriveva il diario. Il diario di una scrittrice delle volte ha proprio solo degli estratti, ma proprio nei vari giorni in cui lei scriveva, le varie date riportano soltanto una parte delle cose, certo, che lei scriveva. Verissimo. In quelle date. E quindi già lì questo cambia il passo, questo dà un'idea falsata di come lei interpretava il diario, cioè per lei il diario lo dichiara in vari momenti, cioè lei ogni tanto si ferma, si rilegge e dice: ho riletto il mio diario. Allora, dice delle cose tipo, non so, sta assumendo una fisionomia, no? Ha quasi una faccia. E poi dice: a me il diario serve
Delle volte si rammarica del fatto che legga delle frasi un po' sconnesse, un po' sgrammaticate, no? Questa lingua un po' rough la definisce, però dice io devo andare di corsa, devo scriverlo velocemente, devo scrivere in fretta perché questo mi dà la possibilità di cogliere tutti i brandelli delle cose che mi passano per la testa, no? Tutti i pensieri. Quindi se io mi fermassi a riflettere, se io mi fermassi a scegliere le parole, se mi fermassi a curare la grammatica, mi perderei i pezzi. Invece per lei questo diario è una palestra, ok? È un posto dove lei scioglie la mano e va tranquilla, a ruota libera. Quindi delle volte dice delle cose sconnesse, delle volte dice delle cose che non c'entrano niente con catena, pensieri che non hanno in realtà una concatenazione. La paginetta piccolina che parla solo di letteratura, che parla solo della sua scrittura, che parla solo del, che ne so, di T.S. Eliot o di Morgan Foster, che io vedo sul diario della scrittrice, non mi dà questo senso, in primis. Quindi alza il rapporto che lei aveva con il diario, che è invece un profluvio, no? Cioè ci sono queste pagine, queste cascatone di roba che lì sono invece contenute, come se tu prendessi un pezzettino e lo mettessi nel quadretto. E tra l'altro poi viene fuori di lei un'immagine monodimensionale, no? Cioè mancano due dimensioni, manca il resto della persona, no? Cioè tu vedi un altro aspetto della scrittrice, ma non vedi Virginia Woolf arrabbiata, non vedi Virginia Woolf antisemita, dice delle cose contro i poveri, contro gli ebrei, dice delle cose cattive su tutti, appunto Leonard probabilmente, se non mi ricordo male lo dice Quentin Bell nella biografia, dice lui appunto non voleva creare problemi perché erano ancora vive la maggior parte delle persone di cui le parla male, ma appunto l'abbiamo detto anche io e te in precedenza parlando, lei guarda tutti con un occhio cattivissimo. Ed è l'occhio cattivo dello scrittore, quindi bisogna lasciargliela, no? Quella cosa lì, certo. È un suo elemento, è una sua cosa molto, molto forte. Allora, il diario della scrittrice è epurato di tutte queste cose e quindi dà di lei un'immagine, nella migliore delle ipotesi, parziale, secondo me, per non dire leggermente falsata. E quindi, secondo me, insomma, ben venga. Credo che chi ama lei come scrittrice, chi vuole conoscerla bene, troverà una miniera. Cioè, io leggo questi diari, cioè prima di tradurre, io normalmente faccio letture più o meno approfondite, e le faccio con la matita, perché li leggo con la passione di un lettore, no? Trovo, ritrovo cose e sono una miniera, quindi ecco, lì si trova soltanto un certo aspetto. Sì, è verissimo, lei appare anche molto più geniale di quanto non fosse, nel senso che sembra che ogni mattina lei si svegliasse e avesse sempre questa idea subito distillata sulla letteratura, quando invece poi parlava di tutto, parlava delle scarpe sporche, parlava ossessivamente delle donne di servizio. Delle donne di servizio, esatto, sì. O anche dei suoi momenti in cui non riusciva a scrivere, certo. Momenti in cui le cose non le funzionavano, insomma, sì, cioè, diciamo che c'è tutto il resto, cioè, appunto le altre due dimensioni si aggiungono e diventa persona. Infatti io da wolfiana, ma tutti noi wolfiani e wolfiane siamo molto felici di questa possibilità che avranno i lettori di poter accedere al diario finalmente nella sua interezza. Senti, una domanda invece sullo stile. Lei dice proprio che usa il diario per sciogliere le giunture, no? Per fare gli esercizi, per fare le scale, dice. E, per cui già lei mette alla prova in qualche modo la sua prosa nel diario, però la sua prosa è ritmo, lei lo dice più volte, lo stile è solo ritmo, no? Il battere e il levare della prosa, cioè lei richiama spessissimo questo elemento. Quanto tu lo stai vedendo, questo ritmo, se lo stai vedendo in questi diari, e come stai lavorando su questo ritmo? C'è molta differenza, appunto ti dicevo, il fatto che lei curi poco
curi poco lo stile, si sente. Allora, intanto bisogna dire che non c'è uno stile in questo diario, ci sono tanti stili. Allora, una delle difficoltà sta appunto nel fatto, o uno dei piaceri, se vuoi, sta nel fatto che tu vedi l'evoluzione del suo stile, perché dal 1915, quando comincia, già solo al 1900, cioè, allora, questo diario, sai, comincia nel 15 e lei è ancora, sembra una ragazzina, se tu lo vedi poi a posteriori, no? È ancora entusiasta, sta per pubblicare il suo primo romanzo, lo sta scrivendo, lo sta per pubblicare, eccetera, eccetera. Prestissimo, febbraio mi sembra del 15, cioè dopo un mese e mezzo, questo diario si interrompe e riprende verso la fine del 17. Nel frattempo, appunto, è uscito The Voyage Out e lei ha avuto uno dei tracolli nervosi peggiori della sua vita. Allora, da quello stile iniziale allo stile con cui lei riprende in mano il diario, c'è un abisso. Nel senso che quando lei riprende il diario in mano, non so come dirti, lo stile è telegrafico. Soggetto, verbo, punto. Delle volte non c'è nemmeno l'articolo. Parla ossessivamente del tempo, delle farfalle, delle passeggiate che ha fatto, dei funghi, cioè non dei funghi che è andata a cercare e che ha raccolto, e quanti ne ha trovati, quante volte è uscito il sole e quante volte ha piovuto. Cioè il diario fino alla fine poi del 17 sostanzialmente rimane soltanto questa cosa qua. Allora, quello lì è uno stile scarno, doloroso, cioè tu senti il dolore di questa persona, no? La scrittura diventa non è più autoreferenziale, cioè lei non parla mai di sé. Apro una parentesi, guarda, ti voglio raccontare questa una cosa che mi ha colpito moltissimo leggendo. A un certo punto lei va a trovare Ottolin Morrell. E le dice che sta scrivendo appunto questo diario, e le dice: sono contentissima io di poter scrivere sul diario, perché per me allora dice una cosa tipo: attingo a una fonte inesauribile, no? Perché lei racconta tutto quello che le succede intorno. E la Morrell le dice: ah, anch'io tengo un diario dove parlo della mia inner life. E lei ci pensa un attimo e dice: ma allora io non ho una inner life, perché lei non parla mai di se stessa, no? Cioè cerca di non parlare mai di se stessa, però ovviamente parlando di tutto quello che le sta intorno non fa altro che rivelare se stessa, no? Tutto passa dalla sua anima, cioè lo sappiamo, no? Che era che tipo di persona era. In quella fase, appunto, dopo questo tracollo nervoso, lei quasi non scrive per non parlare di se stessa, cioè come se fossero saltati tutti i collegamenti, no? Tutti i contatti. Mano a mano che rientra, probabilmente dentro se stessa, rientra dentro la scrittura, questa scrittura riassume spessore. Il diario va avanti, lei nel frattempo si afferma come scrittrice, perché appunto ricordiamoci che non scriveva soltanto il diario, non scriveva soltanto i romanzi, ma scriveva una quintalata di recensioni, di saggi, di racconti, di lettere. Instancabile, instancabile. Quindi questa scrittura tu te la senti proprio crescere sotto le mani, non so come dirti, acquista spessore, lei acquista fiducia in se stessa, e più acquista fiducia in se stessa, più questa scrittura la senti forte, no? Sotto le mani. Allora, parlare di uno stile del diario è un po' vago, non so come dirti, cioè nel senso che ci sono tanti stili. Quindi, così, tu la devi un po' seguire come un rabdomante, appunto ti dico, leggi tutto quello che c'è intorno e cerchi di assecondare questa sua crescita. Dopodiché, appunto, come ti dicevo, siccome lei lo usa come una palestra, siccome lei delle volte proprio lo usa per sfogarsi, a un certo punto dice: questo diario poi in fondo non è scrivere, per me è scarabocchiare, anzi, nella migliore delle ipotesi è come fare un bagno, no? Cioè, quindi è proprio uno spazio a parte.
E quindi appunto ti dico, non puoi che assecondarla. Dopodiché delle volte diventa esperimento di scrittura. Allora, delle volte lei riporta dei dialoghi, per esempio, oppure delle volte descrive, Londra è un personaggio di questi diari, la vedi proprio in tutte queste cose, allora lei delle volte descrive una passeggiata e lì diventa lirica, lì diventa aulica, lì cura molti aspetti. Però per il resto, appunto, il battere, il levare, quello lì è poi una cosa che fa che fa sui romanzi. Qui è tutto più in divenire, no? È Sì. tutto più così. Quindi questa scrittura così pura che noi conosciamo, qui non trova spesso realizzazione. Diciamo Certo. che è la fase embrionale, ecco, di questo. Chiaramente, sì, che però ha il suo fascino Sì. ancora di più, no? Proprio per E ha anche una addirittura. difficoltà sua Ah, perché certo. Sì, infatti l'ultima domanda che ti avrei fatto era proprio qual è l'elemento che ti sta dando più filo da torcere, ma credo che un po' mi stai rispondendo. dunque questi diari allora il primo la prima difficoltà appunto è quella che ti dicevo, quella dell'autoreferenzialità è quella di costruire tutta questa cosa intorno. Un'altra è appunto che lei non scrive, ma anche questo lo dicevo, forse non scrive per farsi capire, forse scrive per capirsi. E allora tu devi cercare di far capire senza spiegare, di sciogliere i nodi senza parafrasare, no? Cioè di non prevaricare, ecco, questa scrittura, no? Di non spiegare troppo. L'altra difficoltà, appunto, ti dicevo, lo stile, forse te l'ho dette tutte queste Sì. difficoltà. Delle volte mi sento come non tanto nella fase di traduzione, perché poi questa traduzione ha dei tempi molto dilatati rispetto, tu mi chiedevi anche qual è la differenza, no, rispetto alle cose che sono abituata a fare io di solito, ha dei tempi dilatatissimi, perché c'è una prima fase in cui tu devi proprio mettere insieme i pezzi, no? Ricostruire le cose, capire dove siamo, di cosa stiamo parlando. Ed è, diciamo, la prima stesura, e poi io normalmente sono abituata a fare una revisione, due al massimo, ma qui ne faccio tantissime, cioè quindi leggo, rileggo, ritorno, e mi sembra di essere come non so come dire, come un accordatore, no? Come se dovessi trovare la chiave giusta, la nota giusta. Allora sono lì che provo, suono, ascolto, non funziona. Delle volte non funziona, per cui ti allontani, leggi altre cose, affini l'orecchio, no? Lo pulisci, a caso poi torni e dici, così forse funziona. Non lo so, insomma, diciamo che fondamentalmente sono queste le difficoltà. Dopodiché ti Certo. racconto un aneddoto. Sì, volentieri. Ho cominciato a tradurre il 1919. All'inizio del 2020 e mi sono detta: Toh, guarda, data doppia, no? Lei scriveva nel 1919, io traduco nel 2020. E ho scoperto che i giorni del mese della settimana coincidevano esattamente. Cioè, Fantastico. Che ne so, il 7 gennaio del 2020 era mercoledì, il 7 gennaio del 1919 era mercoledì. Questo fino alla fine di febbraio, perché poi il 2020 è stato quest'anno infausto bisestile che conosciamo, e invece quello lì non era un anno Bisestile. bisestile. Perché ti ho raccontato questa cosa qua? Non lo so, No, come perché aneddoto, era un aneddoto. Sì, di beh, conseguenza. spesso capita, io ti cito l'altro aneddoto che riporta sempre Nadia Fusini di quando lei ha tradotto Le Onde e dice sempre, avevamo la stessa età, cioè io ho tradotto quando avevo la stessa età che aveva Virginia Woolf quando lo ha scritto e ho impiegato per tradurlo lo stesso tempo che lei aveva impiegato per Ah, è vero. scriverlo. Quindi ci sono a volte Mille, meraviglioso. Sì, dei richiami tra chi traduce e la scrittrice. Ma io ti ho fatto tutte le domande che volevo fare. Non so se c'è qualcosa che ti piacerebbe raccontare, che ti piacerebbe spiegare, che io magari a cui io non ho pensato e che tu vuoi aggiungere. No, no, non credo. No. Bene, e allora aspetteremo con ansia di leggere il primo volume, sapendo poi di avere questo appuntamento
annuale, che anche questa secondo me è una cosa bella per poterla leggere. Dovrebbe uscire in autunno. Insomma, in autunno, perfetto. Così davanti alla stufa o al caminetto, perché ce l'ha, sarà una magnifica lettura. Tanto anche lei, no, alle 5 beveva il tè con lei davanti al caminetto, quindi sarà perfetto. E anzi, il diario lei lo scriveva prima di cena, tra il tè, esatto, tra il tè e la cena, esatto. Benissimo, io ti ringrazio tantissimo Giovanna, è stato molto utile anche per, credo, per inquadrare l'importanza di questo lavoro e come deve essere fatto, insomma, perché non è appunto come ci hai spiegato e credo sia, sia emerso molto bene, non è un lavoro qualsiasi, cioè non è come tradurre un racconto, non è come tradurre un normale romanzo, ma appunto ha bisogno di un approccio molto più complesso. Sì, certo, tempi molto più dilatati, ha bisogno di molta dedizione, ecco, perché non si può improvvisare. Mi sembra che però l'abbia trovata, quindi ti ringrazio a nome dei Wulfiani e delle Wulfiane. Grazie mille. Ciao Elisa. Ciao.